Buongiorno e bentornati a Spazio Libero. In primo piano il mondo dei giovani con i loro disagi. Di questi disagi da qualche anno si occupa l'associazione Mentoring, che sta organizzando per novembre a Napoli un evento di portata internazionale che avrà al centro proprio il benessere del ragazzo. Con noi il presidente Sergio Cuomo, benvenuto. Buongiorno. Il direttore generale dei programmi Mentoring, Vito Giacalone. E Patrizio Paoletti, che è appunto presidente della Fondazione L'Albero della Vita, che collabora alla organizzazione del World Forum 2012 di Napoli. Buongiorno. Benvenuto anche lei. Presidente Cuomo, intanto una breve introduzione su mentoring. Quando e perché nasce la vostra associazione? Nasce nel 1998 con l'obiettivo di prevenire ed arginare, contrastare il diffuso e preoccupante fenomeno della dispersione scolastica, che sappiamo alimentare le grosse piaghe sociali, bullismo, baby gangs, microcriminalità, tossicodipendenza e tanto tanto altro. Mutuata dall'esperienza di Matilda Raffa Cuomo, che ha ideato il metodo One to One. Ebbene, affianchiamo ad ogni ragazzo a rischio un mentore adeguatamente formato che lo segue, pensate, durante tutto il percorso scolastico, infondere stima e l'obiettivo di mentoring e quindi proiettare positivamente il ragazzo nel futuro. Questo è molto importante. In 15 anni di attività circa 10.000 ragazzi sono stati reinseriti socialmente. Dicevamo del World Forum 2012, questo evento lo state organizzando insieme alla Fondazione L'Albero della Vita e con la collaborazione della Regione Campania. Innanzitutto abbiamo uno spot che voi avete portato su questo evento, vediamolo. Stefano Caldoro, President of Campania Region, we thank you. Ermanno Russo, Assessore all'Attività Sociale, we thank you. Della Regione Campania, for collaboration of all he has done for us, the Cardinal Crescenzo Seppi. Thank you so much. We also invite all the people who are interested in child welfare, the organizations, private and public, and also the corporations are very important because they help children to have good lives and bring products, and we would like to see you come and help support this wonderful effort because the children are our future. The future starts with our children. Mario Cuomo, the governor, said that, and now Andrew Cuomo, my son, the governor, says that. So please, please do what you can. Come to the conference in Naples, Italy, the November 26th to November 29th. You will learn, you will feel very good about supporting the children of this world. Thank you very much. Bene, abbiamo sentito l'appello della signora Cuomo. Giacalone, lei è responsabile anche dei programmi del World Forum. Ci può dare qualche anticipazione? Sì, innanzitutto assieme al dottor Ivano Bruzzi stiamo coordinando il Program Planning Committee, che è il programma, diciamo che è il comitato scientifico di questa iniziativa. Abbiamo avuto la possibilità tramite organizzazioni internazionali di selezionare i migliori keynote speaker presenti sulla Terra, possiamo dire, per questa tematica così, così ampia, ma con un taglio estremamente preciso e determinato. Assieme a questa attività abbiamo voluto anche individuare due momenti significativi, due eventi. Il primo di questo è La persona che ha cambiato la mia vita, The Person Who Changed My Life, che vede protagonista la signora Matilda Raffa Cuomo, assieme a delle personalità illustri che racconteranno quali sono state le persone che le hanno aiutati a crescere nella loro vita. Il secondo evento clou? Il secondo evento clou è rappresentato dagli eroi invisibili, che è una fase estremamente importante dove saranno premiati delle persone che hanno dato un apporto significativo alla crescita dell'infanzia e dell'adolescenza, ma che non sono, diciamo, conosciuti visibili all'opinione pubblica. Paoletti, dicevamo, lei è presidente dell'Albero della Vita, che collabora alla realizzazione del World Forum. A vostro avviso quali saranno i temi più rilevanti? Di cosa si parlerà? L'Albero della Vita da 15 anni in prima linea per la difesa dei diritti dell'infanzia e dei minori e soprattutto per il loro benessere ha ricevuto il compito di
coorganizzare questo importante evento. L'evento è un evento mondiale, internazionale, come abbiamo appena ascoltato, avuto modo di ascoltare. Anche quest'anno torna in Italia, in particolare a Napoli, dopo 20 anni di assenza, quindi ha fatto il giro del mondo e si ritroverà qui. Il tema più importante è il futuro, la cittadinanza attiva. Quest'anno, 2012, annunziamo l'anno europeo per la cittadinanza attiva, che è proprio il 2013. Quindi uno dei focus più importanti che avremo modo di trattare con i tanti keynote speaker, come abbiamo ascoltato, di importanza e di rilevanza mondiale e internazionale, è proprio il tema che vede ogni uomo coinvolto, che è quello della cittadinanza attiva, ogni uomo come padre di questa umanità nuova che deve nascere tutti i giorni, dando la possibilità di studiare, di giungere, di raggiungere i propri traguardi ad ogni bambino, cosa che oggi purtroppo è fortemente disattesa nella nostra civiltà. Società. In una parola, cosa vi aspettate da questo evento? Noi insieme a FCV e la Fondazione L'Albero della Vita, insomma una bella squadra, grande partecipazione, già la registriamo, di keynote speaker e tante persone che saranno presenti a Napoli, ma anche i giovani. Attraverso gli eventi speciali ci aspettiamo una grandissima partecipazione, confronto, entusiasmo, emozione. Poi una città come Napoli, insomma, è una città straordinaria che merita appunto questo forum e che noi tutti insieme abbiamo veramente voluto 2 anni fa a New York portare qui in Italia. E dopo la grande partecipazione cosa vi aspettate? Ci aspettiamo sicuramente una ricaduta sociale forte sul territorio della Campania, ma anche dell'Italia, perché questo dibattito, nazionale, questo confronto alimenterà sicuramente e darà voce e stimolo anche a chi, come dire, agli enti e coloro a cui compete fare, e quindi grazie a queste testimonianze e a questi contributi riusciremo sicuramente a fare uno step successivo. Li pungolerete quindi? Ma certamente, questo è anche il nostro compito, così come sinergico, sicuramente sinergico. Bene, lo spazio a nostra disposizione termina qui, ringraziamo i nostri ospiti dell'associazione Mentoring, il presidente Sergio Cuomo, il direttore generale dei programmi Mentoring Vito Giacalone, e Patrizio Paoletti, che è il presidente dell'Albero della Vita. Se volete rivedere questa o altre puntate potete farlo collegandovi al sito internet raiparlamento.rai.it. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.